Il Modernissimo era un cinema di prima visione. Il mio primo film fu Charlie Chaplin. Il tuo lo so, perché sono stato io a portarti al Modernissimo, ricordi? A me invece fu mia madre. Conosceva tutti gli attori e le attrici dell'epoca. Ecco qua. Pane e vino. Come divertente! Guiderò io. Guarda qui che macello, tutti i cocomberi mi sono rovinato. Il suo film preferito era Don Camillo e Peppone, che era proprio il ritratto di quell'Italia lì, cattolici contro comunisti. A Bologna il Partito Comunista era molto forte e organizzava i cortei proprio sotto casa nostra, a Piazza Maggiore. Immagini dei compagni dirigenti passano tra scroscianti applausi. Il fine settimana qui da noi era un via vai continuo. Al Teatro del Modernissimo facevano i concorsi canori. Al piano ammezzato, nell'altra scala del palazzo, c'era il night club Mocambo. Ricordo che mia madre mise un armadio davanti alla finestra sul cortile per impedirmi di vedere le signorine nei camerini. Ma quando lei andava dalla nonna, io riuscivo comunque a spiarle, salendo sullo sgabello di legno.